come ci si sente nei panni della nuova Sofia Loren? Ti assomiglia un pochettino? Oddio. Ti senti un po' investita di questo ruolo così importante? No, non potrei mai, non sono... Quindi sei molto modesta. Beh, no, non è che modesta, non potrò mai sognare di diventare Sofia Loren e di nemmeno assomigliarle un minimo. Un minimo, ma ce l'hai lo spirito della madrina? Sai che Sofia Loren è un po' una madrina italiana all'estero? Vorresti ambire a diventare questo? Credo lo sono già in questo, perché non vivo in Italia, vivo in Francia, per cui sicuramente per questo lo sono già. Cosa ti manca dell'italianità in Francia? Ti manca qualcosa? No, assolutamente no. No. Qualche motivo? Sto bene in Francia dove sto. Perché? Perché ho fatto una scelta, perché ho fatto una scelta un po' forzata e adoro la Francia. Quindi hai seguito anche un po' Monica Bellucci in questo? Assolutamente no, ognuno ha la sua vita, la sua carriera e ognuno si sceglie. Quindi è un percorso personale atipico il tuo, ti senti un po' atipica in questo? Hai molto atipica in tutto. E quali sono i principi fondamentali della tua atipicità? Dove ti senti atipica? A parte questa scelta? Sarda e a parte Maria Carta, che non ci sia nessuna attrice sarda nella storia del cinema italiano. Questo è vero. Io sono nipote del più grande scultore sardo Francesco Ciusa. Non so sì, se conosci, certo. Viale Ciusa era mio bisnonno. Viale Ciusa, ecco. Viale Ciusa era mio bisnonno. Quindi siamo conterranei, anche se io non ho i lineamenti come i tuoi. Viva la Sardegna, viva la Francia. Sempre, sempre. E poi non so se vuoi dire qualcos'altro. Andate a vedere i film di Papi Corsicato. Papi Corsicato, molto belli. Dei tuoi occhi cosa pensi? Qual è la forza della tua immagine? Come la coltivi l'immagine? No, non coltivo nessuna immagine. Sono quella che sono normalmente. Va bene. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao.